cosa sta dicendo di Stefano sul Tedeschellum? Il Tedeschellum era un sistema elettorale proporzionale, puramente proporzionale, per il quale se nessun partito avesse, col proporzionale i partiti si presentano da soli perché non c'è nessun vantaggio a presentarsi in alleanza, in coalizione, se nessun partito, come è probabile, avesse vinto da solo, vuol dire che il giorno dopo ti siedi, Di Stefano dice con nessuno, poi vuoi sapere come si governa con nessuno se non hai preso il 50%. Il programma di governo lo puoi fare anche sedendoti al tavolo e cercando il giorno dopo, su un programma. Però abbiamo deciso che ognuno parla. Se il giorno tu dopo ti siedi? Il giorno dopo ti siedi con un partito che non è quello che si è presentato con te e devi discutere di un programma di governo, esattamente come sta succedendo in Germania. La Merkel si è candidata con alcune idee evidenti di economia o di guida dell'Europa e i Verdi si sono candidati con delle altre idee e adesso si siedono insieme per fare un governo o con i liberali. Allora, non solo non è vero quello che si dice del Tedeschellum, ma il problema è che serve la governabilità. Il Movimento 5 Stelle serve insieme alla rappresentatività. Il Movimento 5 Stelle, con qualsiasi legge del mondo, se non raggiungesse, con premi senza premi, il 50% più uno del Parlamento, si siederebbe con qualcuno o rimanderebbe gli italiani a votare qualcuno di diverso, perché dovrebbe sederci... Il 50 più uno è una fantasia pura. Aspetta, anche ho detto... Anche nell'Italia c'è il 40%. Ma dire che era la vostra legge. Io capisco il tuo nervosismo, però dovresti lasciar parlare le persone. Sei un relatore e anche ascolta... che hai scritto tu. No, dice delle cose giuste, perché io ti ho detto, ma tu non ascolti perché sei arrogante. Il 50% raggiunto col proporzionale o con premi. Ascolta, non è difficile. Quindi governi lo stesso anche col 40%. Ho detto se non lo raggiungi, non è una frase difficile, Mario, sei laureato, dovresti capirla, se non la raggiungi hai bisogno di sederti con qualcuno di diverso che non si è presentato con te, se non raggiungi quella cifra, perché il Movimento 5 Stelle se non raggiungesse il 50% più uno col proporzionale o col premio, il giorno dopo le elezioni cosa farebbe? Si rivolgerebbe a qualcuno per governare, oppure loro pensano che comunque con qualsiasi legge, con premio o senza premio, raggiungerebbe la maggioranza del Parlamento. È una favola che racconta. Resta però